Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio. Il Tesseract si è ridestato. Si trova su un piccolo mondo, un mondo umano. Vorrebbero avere il suo potere, ma il nostro alleato conosce il suo funzionamento come nessuno. Egli è pronto per governare e seguiranno i nostri Chitauri, la nostra forza. Il mondo sarà suo, l'universo vostro. E gli umani cosa possono fare se non bruciare? Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu, Cortona. Oggi vi parlerò di un film del 2012, The Avengers, un film scritto e diretto da Joss Whedon. Basato sull'omonimo supergruppo dei fumetti Marvel Comics, è il sesto film del Marvel Cinematic Universe, anche detto MCU, ultimo della cosiddetta fase 1. È stato prodotto dai Marvel Studios e distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures ed è interpretato da Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård e Samuel L. Jackson. In The Avengers, Nick Fury, direttore dello SHIELD, recluta Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, la Vedova Nera e Occhio di Falco per fermare Loki, fratello adottivo di Thor, che vuole conquistare la Terra con il suo esercito alieno di Chitauri. Il film ha ottenuto un notevole successo di critica e di pubblico, stabilendo vari record di incassi e venendo candidato a svariati premi cinematografici, tra cui l'Oscar 2013 per i migliori effetti speciali. La guerra è cominciata e le nostre forze militari sono insufficienti. Direttore Fury, ci siamo. Ho una missione, signore. Vuole reinserirmi nel mondo. Voglio salvarlo. Dottore, abbiamo bisogno di lei. E se io dicessi di no? La convincerò. Cosa mi sta chiedendo di fare? Era conosciuto come il progetto Vendicatori. Pensavo di non essere idoneo. A quanto pare sono, come diceva, instabile, egoista e non ho un buon rapporto con gli altri. Hanno bisogno di una pausa. Devi essere molto disperato per rivolgerti a delle creature smarrite per difenderti. Grazie a te se sono molto disperato. Non siamo una squadra, ma una bomba pronta ad esplodere. Non siamo mai stati addestrati per questo. Ragazzi, la festa la facciamo da voi. Nel luglio 2010 è stato confermato che il regista del film, Joss Whedon, avrebbe scritto e diretto The Avengers,
un adattamento live action del team di supereroi dei fumetti Marvel, che avrebbe riunito in un unico film gli eroi presentati in varie pellicole prodotte dai Marvel Studios. Con un incasso globale di oltre $1.5 miliardi, The Avengers sul momento si è affermato come terzo maggiore incasso nella storia del cinema, per poi scendere in quinta posizione, venendo successivamente superato da Jurassic World e Star Wars, Il risveglio della forza. Il film di Whedon ha generalmente ricevuto recensioni positive da parte della critica cinematografica. Quando gli è stato chiesto dai suoi 5 film preferiti, Whedon ha citato Matrix, C'era una volta il West, Il brutto e la bella, Magnolia e Il giullare del re. Il Tesseract e Loki. Loki, il fratello adottivo di Thor, si allea con l'esercito Chitauri e usa il potere del Tesseract per pianificare l'invasione della Terra e diventare re. Quanto è grave? È questo il problema. Non lo sappiamo. Il dottor Selvig ha rilevato uno sbalzo d'energia nel Tesseract 4 ore fa. La NASA non l'aveva autorizzato a procedere al collaudo. Non lo stava collaudando, non era neanche presente. Evento spontaneo. Vuol dire che si è acceso da solo. I livelli di energia? In aumento, non riusciva a fermarlo e ho ordinato l'evacuazione. Quanto ci vorrà? In mezz'ora tutto dovrebbe essere sgombro. Troppo. Signore, l'evacuazione potrebbe essere superflua. Gli diciamo di tornare a dormire? Se non possiamo controllare l'energia del Tesseract, potrebbe non esistere una distanza minima di sicurezza. Devi assicurarti che i prototipi della fase 2 siano portati via. Signore, è davvero una priorità, visto che ci troviamo di fronte... Quando il mondo non smetterà di esistere, agiremo come se intendesse ruotare ancora. Togliete le apparecchiature. Voglio ogni pezzo della fase 2 fuori di qui, chiaro? Sì, signore. Venite. Dottore, mi dica... Direttore, sappiamo qualcosa di certo? Il Tesseract si comporta male. Sta facendo lo spiritoso? Non è una battuta di spirito. Il Tesseract non solo è attivo, sta agendo. Avrà staccato la spina? Beh, è una fonte d'energia. Noi stacchiamo la corrente e lui si riaccende. Se raggiungesse il livello massimo... Siamo preparati per questo. Imbrigliare l'energia dallo spazio. Sì, ma non abbiamo le briglie. I miei calcoli non sono ancora completi. Sta emettendo interferenze, radiazioni. Niente di dannoso, bassi livelli di radiazioni gamma. Ma può diventarlo. Dov'è l'agente Barton? Il Falco? Su, nel suo nido, come al solito. Agente Barton, al rapporto. Gli ho affidato questo compito per tenere tutto sott'occhio. Beh, io vedo meglio da una certa distanza. Hai visto qualcosa che potrebbe averlo attivato? Dottore, ci sono altri sbalzi. Nessuno è entrato o uscito. E Selvig è pulito. Nessun contatto né messaggi. Se è stato manomesso, non è successo di qua. Come di qua? Sì, il cubo è un portale che conduce dall'altra parte dello spazio, giusto? È accessibile da entrambi i lati. Non adesso. Signore, la prego, metta via quell'arma. Tu hai cuore. Ti prego, no. Mi serve ancora. Non rendiamo la cosa più complicata. Invece sì. Vengo da lontano con un incarico. Io sono Loki, da Asgard. E sono ricolmo di gloriosi propositi. Loki! Il fratello di Thor. Non abbiamo dispute con il tuo popolo. Una formica e uno stivale hanno dispute? Il tuo piano è di calpestarci. Giungo a voi con la lieta notizia di un mondo reso libero. Libero da cosa? Dalla libertà.
la più grande menzogna della vita. Una volta che accetterai questo nel tuo cuore, conoscerai la pace. Sì, parli di pace, ma tu intendi il suo contrario. Signore, il direttore Fury prende tempo. Stiamo per essere travolti da 35 metri di raggio. Intende seppellirci. Come i faraoni nell'antichità. Ha ragione, il portale sta collassando. Tra due minuti la situazione diventerà critica. Bene, allora. I Vendicatori, in inglese Avengers, sono un gruppo di supereroi dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Ideato nel 1963 da Stan Lee e Jack Kirby, il gruppo era originariamente formato da Thor, Iron Man, Hulk, Ant-Man e Wasp. Ha esordito negli Stati Uniti d'America nel settembre dello stesso anno, nel 63, nell'omonima serie The Avengers volume 1. La serie a fumetti ha avuto trasposizioni televisive sia dal vivo che a cartoni animati, oltre che cinematografiche di successo. Nel 2005 il gruppo è stato protagonista di un crossover Vendicatori JLA con la squadra equivalente della DC Comics, la Justice League of America. Nick Fury e il progetto Avengers. Nick Fury, direttore dell'agenzia SHIELD, raduna un team di supereroi, tra cui Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Vedova Nera e Occhio di Falco. Gasili Ermontov, sto nam je nužen, чтобы таткнуть танки. Скажи ему, он выбыл. Так? Forse dovrai scrivere. Да? Это для нее. Ti слушай внимательно. Sei al 114 di Silensky Plaza, terzo piano. Abbiamo un F-22 a 8 miglia esatte. Passami la donna o farò saltare l'isolato prima che tu raggiunga l'ingresso. Deve rientrare. Stai scherzando? Sto lavorando. Alta priorità. Sono nel bel mezzo di un interrogatorio. Questi imbecilli mi stanno dicendo tutto. Io non sto dicendo tutto. Senti, non posso abbandonare proprio adesso. Natasha. Barton è stato compromesso. Resta un attimo in linea. Dov'è Barton adesso? Non lo sappiamo. Ma è vivo? Pensiamo di sì. La aggiornerò su tutto quando tornerà. Ma prima deve parlare col gigante. Colson, lo sai che Stark non si fida di me neanche quando dormo. Oh. A Stark ci penso io. Lei pensi al gigante. Boja moi. We'll be right back.
La prima serie a fumetti a ospitare le storie del gruppo The Avengers esordì nel 63, ma verrà poi pubblicata per 402 numeri fino al 1996. La serie doveva e sarebbe dovuta essere pubblicata in appendice alla collana Daredevil, ma poi si preferì realizzare una nuova serie dedicata al gruppo. L'idea di fondo fu di unire alcuni supereroi provenienti da altre testate della Marvel, la formazione d'esordio è così composta. Ant-Man, un biochimico che dopo aver scoperto l'esistenza di particelle in grado di ingrandire o rimpicciolire persone e oggetti, le ha utilizzate per diventare Ant-Man. Jasp Janet Van Dyne è interesse amoroso del dottor Henry Pym, Ant-Man, ed è l'ideatrice del nome del gruppo, Avengers. Wasp è uno dei membri più importanti dei Vendicatori, avendoli capitanati in più di un'occasione, rivelandosi essere una perfetta stratega. Hulk, Bruce Banner, è uno scienziato che, dopo essere stato bombardato da raggi gamma, è diventato l'incredibile Hulk. Iron Man, da Tales of Suspense alias Tony Stark, è uno scienziato che, dopo essere stato rapito dai terroristi, si è costruito un'armatura per scappare e mettersi in salvo. Da quel momento è l'invincibile Iron Man. Thor, da Journey into Mystery, è un dio figlio di Odino, capace di comandare fulmini e tuoni. Dopo essersi unito agli Avengers, Thor ha prestato servizio per tantissimo tempo, diventando uno dei Vendicatori più noti e apprezzati. È anche l'ideatore del grido di battaglia della squadra. Avengers Assemble. Dopo il rapido abbandono di Hulk al secondo numero, dal quarto episodio al gruppo si unisce Captain America, sfruttando l'occasione per il rilancio del personaggio della Golden Age, mentre il ruolo del forzuto del gruppo passa a Henry Pym, che abbandona l'identità eroica di Ant-Man a favore di quella di Giant-Man. La minaccia di Loki. Loki scappa con il Tesseract, provocando Fury a formare gli Avengers per fermarlo. Il film The Avengers è basato sulla serie dei fumetti Marvel creata da Stan Lee e Jack Kirby. Il primo fumetto sui Vendicatori è stato pubblicato nel settembre del 1963 e la squadra di supereroi era costituita da Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man e Wasp. Capitan America si è unito alla squadra nel numero 4, quando viene riportato in vita dopo essere stato intrappolato in un blocco di ghiaccio per più di 70 anni. La produzione del film Marvel The Avengers è iniziata il 25 aprile 2011 ad Albuquerque, nel New Mexico, negli Albuquerque Studios e in varie location intorno alla città, fino al 28 luglio. Le riprese poi sono proseguite in altri luoghi in America, tra cui Wilmington, Ohio, Worthington, Pennsylvania, Cleveland, Ohio e New York City, per una durata totale di 93 giorni per la prima parte delle riprese e di 47 giorni per la seconda parte. Il set dell'enorme e impressionante Ellie Carrier Bridge è stato costruito in un hangar di Albuquerque. Questa simbolica base operativa dell'Organizzazione per la Pace SHIELD somiglia ad una porta aerei, ma ha una particolarità che la rende straordinaria, poiché in realtà può volare. I realizzatori del film volevano includere questo elemento fondamentale della storia degli Avengers e regalare ai fan una grande emozione nel momento in cui la portaerei si solleva in aria. Per la parte esterna dell'Helicarrier, le riprese sono state effettuate sulla pista dell'Albuquerque International Airport. Un altro veicolo classico della Marvel è il King Jet e viene anch'esso ripreso nel film. Il King Jet è un aereo a decollo verticale che gli Avengers utilizzano per allontanarsi dall'Helicarrier e andare a combattere. Il designer riprende quello dell'Helicarrier. La stessa tecnologia che regola il funzionamento della portaerei è stata incorporata anche in questo mezzo. Nel primissimo numero del fumetto I Vendicatori, circa 50 anni fa, Loki, il fratello di Thor, fu il motivo per cui gli Avengers si unirono per la prima volta con l'obiettivo di sconfiggerlo. Durante la realizzazione del film, Marvel è rimasta fedele a questa impostazione. Loki, interpretato da Tom Hiddleston, è un nemico molto più forte sulla Terra che nel suo mondo e giunge sul nostro pianeta per portare distruzione e devastazione.
Chris Hemsworth, che interpreta Thor, raccontandoci le sue prime sensazioni sul set, si è sentito come al campeggio estivo, dove nessuno si conosce ma tutti trascorrono il tempo insieme e si divertono. In ogni caso, Chris Hemsworth e Tom Hiddleston si conoscono nel set di Thor, dove è nata una grande amicizia che hanno portato avanti anche durante le riprese del film The Avengers. Girare delle scene a Central Park non è mai facile, ma cosa succede quando porti l'intero cast del film nel fine settimana della festa dei lavoratori? Il cast, il regista e tutta la produzione l'hanno scoperto quando si sono trovati davanti a migliaia di spettatori riuniti in prima linea per vedere qualcosa in grado di catturare l'attenzione anche del newyorkese più indifferente. L'intero cast del film The Avengers nei panni di scena, inclusi Thor e Loki, nel loro abbigliamento tipico usato sul pianeta Asgard a Central Park. Immaginatevi questo. Elenchiamo adesso un po' di sedi immaginarie degli Avengers. Avengers Mansion, situata alla 721esima o 820esima Fifth Avenue di New York. La Stark Mansion è stata fondata nel 1932 dall'industriale Howard Stark, che l'ha successivamente donata al figlio Tony Stark. Quando quest'ultimo diventa Iron Man e assieme a Ant-Man, Wasp, Thor e Hulk istruisce gli Avengers, Tony decide di rendere la Stark Mansion la casa dei Vendicatori. Il maggiordomo degli Stark, Edwin Jarvis, presta inoltre servizio per il gruppo sin dalla sua fondazione. La Avengers Mansion è equipaggiata dai migliori sistemi di sicurezza e nella sua storia è stata assediata diverse volte, in particolare dai signori del male. Quando Scarlet Witch perde il controllo dei propri poteri, la prima sede degli eroi più potenti della Terra viene distrutta e inutilizzata per un tempo indeterminato. Stark Tower, situata tra la 58esima e Broadway, vicino al Columbus Circle, la Stark Tower è stata la base delle operazioni dei nuovi Vendicatori per un lungo periodo. La torre è dotata di Avenger Quinjets ed è diventata poi una proprietà dello SHIELD. La Stark Tower è stata recentemente spostata a Times Square da Tony Stark ed è utilizzata soltanto dallo stesso Iron Man. Hydro Base, detta anche Avengers 1 e Avengers Hydro Base, è una base degli Avengers attualmente utilizzata dai nuovi Vendicatori di Sunspot. Quando i signori del male distrussero la Avengers Mansion, gli eroi più potenti della Terra si trasferirono proprio nell'Hydro Base per un lungo periodo di tempo. Avengers Hangar, le Stark Industry New Jersey Airfield vengono rinominate da Tony Stark Avengers Hangar, rendendole di conseguenza la base del gruppo. È l'attuale sede dei nuovissimi Avengers e tra i suoi dipendenti vi è anche ancora Edwin Jarvis, storico maggiordomo della squadra. L'Avengers Hangar è dotato di una piccola cucina, di un solo Quinjet e di diversi sistemi computerizzati precedentemente utilizzati nella Avengers Tower. Bruce Banner e Hulk. Il dottor Bruce Banner si trasforma nell'enorme Hulk quando necessario. What do you think is the greatest power of the Black Widow? Qual è, secondo lei, il più grande potere di Black Widow? Credo che la sua passione per il suo lavoro la contraddistingua. È veramente pronta a sacrificare la propria vita per concludere un lavoro, con parecchia fermezza nelle proprie convinzioni. Direi che questa è la sua più grande risorsa. Cosa pensa del rapporto tra la Vedova Nera e Occhio di Falco? Penso che il rapporto tra loro sia quello di un vero e proprio partner nel crimine, e che abbiano davvero una sorta di relazione senza soluzione di continuità tra loro. Probabilmente si sono salvati la vita l'un l'altro molte volte e sono stati alle prese con ogni tipo di pericolo, eccitazione e avventura. Clint, vedrai che ti riprenderai. Ah sì, davvero?
Sei sicura? Non ho molto tempo. Devo respingerlo. Devi ristabilirti, ci vorrà un po'. Tu non capisci. Qualcuno ti ha mai preso il cervello per giocarci? Te lo svuota e lo riempi con qualcos'altro. Ti sei mai sentita annientata? Mi è successo, lo sai. Perché sono tornato? Come l'hai cacciato via? Ricalibratura cognitiva. Con un forte colpo alla testa. Grazie. Natasha, sai quanti agenti ho? No. Non darti colpe che non hai, Clint. È stato Loki. Si tratta di mostri e magia. Non siamo mai stati addestrati per questo. Loki è fuggito? Sì. E tu non sai dov'è? Non dovevo saperlo. Non l'ho chiesto. Però farà velocemente la sua mossa. Oggi. Noi dobbiamo fermarlo. Ah, sì? Noi chi? Non lo so. Chiunque sia rimasto. Beh, se... se c'entrassi con una freccia all'orbita oculare di Loki, dormirei meglio, immagino. Ora ti riconosco. E tu invece? Sei una spia, non un soldato. E ti stai infilando in una guerra. Perché? Che cosa ti ha fatto Loki? Niente, è solo... Natasha. Sono compromessa. Ho una nota rossa sul registro. Voglio cancellarla. Ah, le note rosse sul registro. Fin dal suo debutto nel cinema, la Marvel ha avuto il potere di plasmare l'immaginario collettivo contemporaneo dei supereroi. Uomini forti, con abilità fuori dell'ordinario, scaltri, furbi e intelligenti, ma anche nei momenti di difficoltà riescono a scendere a patto con le proprie emozioni, prima di riuscire a sconfiggere il nemico di turno. Sono loro la vera punta di diamante del Marvel Comics Universe. Purtroppo non si può dire lo stesso delle loro controparti femminili. Ai ai. Fin dal 2008 le supereroine seguono stilemi e cliché ripresi da altri generi cinematografici, ruoli che vengono scritti seguendo degli stereotipi rigidi poco lusinghieri per la figura femminile. All'uscita di Avengers Endgame 2019 il pubblico e la critica lo hanno elogiato mettendo in luce le supereroine che fino a quel momento non avevano mai lavorato insieme. Dei complimenti che sono nati anche in vista della fase 4, iniziata con WandaVision nel 2021, che prometteva la Marvel sarebbe stata la fase più inclusiva grazie a una maggiore attenzione sulla varietà dei protagonisti nel genere d'appartenenza, nell'orientamento sessuale e nell'etnia, speriamo. Tony Stark e l'armatura di Iron Man. Tony Stark indossa l'armatura di Iron Man per combattere. Avengers, Vendicatori, una parola che non ci piace. Ci piace però il coraggio che dimostrano i personaggi e gli attori con loro, con le loro espressioni, con i loro ruoli, ciascuno con il loro sguardo sempre molto magnetico, a partire da Iron Man fino alla Vedova Nera. Vendetta, meglio il termine giustizia, forse il termine equità, e forse questo è il messaggio che vogliamo trarre anche da questo film Avengers, dove i personaggi lavorano, giocano il loro ruolo proprio in virtù di un obiettivo, quello del bene.
E ogni azione violenta, quasi di guerra, viene superato dai loro sguardi, dalla loro grande umanità, anche se sono dei supereroi, supereroi che traggono la loro ispirazione dalle divinità germaniche che abbiamo imparato a conoscere da bambini con le fiabe dei fratelli Grimm, Biancaneve, che ci hanno affascinato pur nel loro lato oscuro per la dolcezza comunque e la giustizia che trapelava nel corso della storia. È un'occasione il film degli Avengers di proprio ripercorrere quelle credenze, quelle divinità. Nell'occasione abbiamo potuto osservare come un ricordo del passato, un ricordo di quel senso della divinità, quel senso della fortezza, quel senso dell'amore verso la natura, quel fidarsi, affidarsi alla natura. Accanto alla mitologia norrena, i personaggi di Iron Man che rappresentano il personaggio, un uomo geniale, un miliardario, un playboy, un filantropo, un ingegnere che costruisce un'armatura high-tech che indossa lui stesso. Il rumore, il suono di quell'armatura e il movimento di quel corpo che solo quell'attore poteva veramente interpretare al meglio. E poi Capitan America, Steve Rogers, interpretato da Chris Evans, un soldato della Seconda Guerra Mondiale. E così non solo la mitologia norrena è protagonista del film, ma si assiste al ripercorrere varie epoche storiche, vari simboli anche della nostra società attuale. E accanto a Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, un genio scientifico esperto di radiazioni, che dopo una violenta esposizione a radiazioni gamma, quando soggetto a rabbia o eccitazione, si trasforma in un mostro incredibile, grande e forte, bene, accanto a lui, accanto a Thor della mitologia norrena, una Natasha Romanoff, la vedova nera, interpretata da Scarlett Johansson, una spia altamente addestrata che lavora per lo SHIELD. Ci ricorda qualcosa degli attuali tempi. E poi Clint Barton, Occhio di Falco, interpretato da Jeremy Renner, anche lui un agente, un maestro arciere, conosciuto nel mondo dei fumetti come il tiratore scelto più grande del mondo. Loki, interpretato da Tom Hiddleston, il fratello adottivo e nemico di Thor, ritorna indietro nel tempo, verso la mitologia germanica, per non farci dimenticare che la natura segna il passo a tutte le cose. E poi ancora Erik Selving, interpretato da Stellan Skarsgård, un astrofisico e amico di Thor, ma un astrofisico dei giorni nostri. Nel film lavora sotto il controllo mentale di Loki. Ci ricorda qualcosa, forse, l'intelligenza artificiale scoperta nei nostri giorni? E poi Phil Coulson, interpretato da Clark Gregg, Maria Hill, Kebby Smulders, Gwyneth Paltrow, Maximiliano Hernandez, riprendono invece i loro ruoli dai film precedenti di Pepper Potts e Jasper Sitwell, rispettivamente nella versione originale Paul Bettany da nuovo voce a Jarvis, Alexei Denisov interpreta l'altro, mentre Damien Poitier interpreta Thanos nella sequenza a metà dei titoli di coda. Una serie di dettagli, di spunti, di personalità catturati nel mondo e nella storia lunga dell'umanità. Tony Stark indossa numerose armature diverse nelle sue apparizioni dell'MCU,
Per Iron Man, Stan Winston e la sua compagnia hanno costruito versioni in metallo e gomma delle varie armature presenti nel film, mentre l'artista di fumetti di Iron Man, Adi Granoff, ha progettato la Mark III con l'illustratore Phil Saunders. L'Industrial Light & Magic ha creato le armature digitali del film. Per aiutare ad animare gli abiti più complessi, a volte le immagini venivano registrate facendo indossare a Donnie solo l'elmo, le maniche e il pettorale del costume sopra una tuta di cattura del movimento, la classica tuta verde. Thor e il martello Mjolnir. Thor, il dio del tuono, protegge la Terra e si unisce agli Avengers. La battaglia di New York. Gli Avengers affrontano l'invasione Kitauri a New York. Incredibile. Non rallenta. Respira. Cosa è successo? Ditemi che nessuno mi ha baciato. Abbiamo vinto. Oh. Oh sì, evviva. Bene, ottimo ragazzi. Domani non andiamo al lavoro. Prendiamoci una giornata. Avete mai provato lo shawarma? C'è un posto che fa lo shawarma a due isolati da qui. Non so cosa sia, ma voglio provarlo. Non abbiamo ancora finito. E dopo shawarma per tutti. Se per voi è lo stesso, accetterò quel drink. Nonostante la devastazione procurata da un vero attacco extraterrestre, gli straordinari atti di eroismo del gruppo conosciuto come i Vendicatori sono stati per molti motivo di conforto. No, sì, è fantastico sapere che ci sono loro. Qualcuno venne su di noi. E poi loro erano tutti fium fium. E poi l'aria piu, ed è arrivato un tipo verde tutto. Non mi sento proprio. A me pare ci stiano nascondendo parecchie cose. Supereroi a New York? Fatemi piacere. Questi cosiddetti eroi devono essere ritenuti responsabili per la distruzione di questa città. Era la loro battaglia. Dove sono? Ci sono parecchi interrogativi riguardo agli stessi Vendicatori. Improvvisa comparsa è altrettanto improvvisa. Qualcuno vorrebbe dare la colpa a loro. Captain America mi ha salvato la vita. Ovunque lui sia e ovunque siano tutti gli altri, voglio solo dire grazie. Dove sono i Vendicatori? Al momento non sono sulle loro tracce. Direi che si sono meritati un congedo. E il Tesseract? E dove dovrebbe trovarsi? Fuori dalla nostra portata. La decisione non spettava a lei. Infatti, ma non ho contraddetto il dio che l'ha presa. Gli ha permesso di portarlo via insieme a Loki, un criminale di guerra che dovrebbe rispondere per i suoi delitti. Oh, credo che ne risponderà. Credo che lei comprenda cosa voglia dire. Aver lasciato i Vendicatori a piede libero. Sono pericolosi. Lo sono e come? E il mondo intero lo sa. Tutti i mondi lo sanno. Era questo lo scopo di tutto ciò? Un'affermazione. Una promessa. Ah!
lavorando insieme, gli Avenger sconfiggono Loki e salvano il mondo. È come giusto che finisca un film di questo tipo. Stasera ringrazio anche all'inizio l'intelligenza artificiale che ci ha aiutato nella traduzione e nella ridettatura e la voce che trovate poco prima l'intervista a Scarlett Johansson che parla del suo compagno Occhio di Falco. Ma ovviamente ringrazio Silvia, redazione, per i preziosi interventi Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio infine l'illustratrice Bruna Jacopino che anche per questa settimana ha realizzato una fantastica copertina del podcast. Cercate i suoi lavori su Instagram e su Facebook alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopiaroni.it o cercando su Google Podcast, Spotify, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata. Ciao! Signore, adesso come funziona? Ognuno ha ripreso la sua strada. Alcuni andranno molto lontano. Se dovesse ripresentarsi una situazione del genere, cosa succederà? Torneranno. Ne è sicuro di questo? Sì. Perché? Perché avremo bisogno di loro. Un caro saluto da Lucia Pareti. Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto. Un saluto da Fernanda Cherubini. Un saluto da Senza Rumore. Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.